solitamente chi ama la pesca lo fa nella sua totalità, e questo a prescindere dalla specie insidiata. Tuttavia, alcuni pesci riescono a monopolizzare il nostro interesse. Ebbene, per molti di noi la forza, l'incredibile velocità, il modo di combattere fanno del tonno rosso l'avversario ideale, a tal punto da cercare il contatto con il bluefin tuna con tecniche ed approcci quanto mai diversificati. Tuttavia saranno le stagioni stesse a farci propendere per l'una o per l'altra tecnica, e di fatto l'estate vede protagonista assoluto il drifting. Questa volta utilizzeremo attrezzi appositamente concepiti per il top shot, una tecnica in grado di saltare al massimo il combattimento con Sua Maestà il tonno rosso. Quali sono i canoni che contraddistinguono questo particolare approccio? Beh, senza dubbio la leggerezza dell'intero sistema pescante, ma non solo leggerezza, anche la possibilità di poter combattere, di poter ridurre i tempi di combattimento al massimo, esaltando la sportività della pesca al tonno rosso. Quale mulinelli utilizzare? Noi personalmente ci stiamo affidando ai Marchesa, i 50 two speed, doppia velocità. Mulinelli con un rapporto di recupero piuttosto elevato, 5 a 2 a 1, per passare a 2 a 8 a 1 in fase di riduzione. Ebbene, questi mulinelli, in grado di contenere grandi quantitativi di treccia, dispongono di un pacco frizione importante, in grado comunque di sostenere combattimenti con pesci di grande taglia. Le nostre canne, le nostre rods, dovranno possedere fusti quanto mai reattivi e assolutamente dovranno essere montate con anelli, preferibilmente con pietre in grado di dissipare il calore dello sfregamento della treccia. Potremmo utilizzare montaggi acid, quindi canne montate spiralate, o viceversa potremmo utilizzare canne linear, montate con anelli in linea. Questa sarà la nostra preferenza, il nostro modo di intendere questo divertentissimo sistema di pesca. Thank you.
Ed eccola qui, una magnifica preda del drifting, una sorpresa assolutamente gradita. Thank you.